Oggi parliamo anche dello spettacolo che riprende la stagione teatrale del ITC di San Lazzaro il 27 gennaio alle ore 21. Il titolo è I Quattro Moschettieri in America, radiodramma animato. Ne parliamo con Giovanni Guerrieri della produzione dello spettacolo I Sacchi di Sabbia. Benvenuto Giovanni. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Allora raccontaci di questo spettacolo che ci racconta una storia, se non erro, vera. È un progetto che parte da lontano, parte da un radiodramma che noi abbiamo realizzato per Sant'Arcangelo nel 2014, fatto poi per Radio 3. Allora, la storia dei Quattro Moschettieri è una storia antica, perché è una parodia radiofonica realizzata negli anni 30 da una coppia di giovani autori piemontesi, Nizza e Borbelli, che si inventarono una rivista radiofonica per reclamizzare i prodotti della Perugina. Quindi siamo proprio a, diciamo, da un punto di vista anche proprio mediatico, siamo a un'esperienza estremamente nuova e d'avanguardia per i tempi. Questa trasmissione ebbe un successo incredibile di pubblico, si raccontano cose veramente fantastiche, tipo appunto che addirittura vennero posticipate gli orari delle partite di calcio per permettere agli ascoltatori di sentire la trasmissione. E si trattava appunto di una parodia delle avventure dei celeberrimi moschettieri di Dumas alle prese con il presente, in qualche modo, tutto farcito da canzonetti, da battute e insomma quello che poi dopo rifaranno il quartetto Cetra negli anni 60. Stavo per dirlo, infatti, sì. Questa è una premessa storica, in qualche modo indispensabile. Tra l'altro alla trasmissione era abbinato anche un famosissimo concorso di figurine, dove una figurina divenne introvabile, quella del Croce Saladino, che insomma fece impazzire l'Italia di quegli anni. E noi, Sacchi di Sabbia, prodotti dall'Associazione Teatrale Pistoiese e, come dire, supportati da Rodolfo Sacchettini, che è stato un coautore del progetto con me, abbiamo rivisitato, ripreso le avventure di questi quattro paladini laddove l'avevano lasciati gli autori negli anni 30, alla vigilia della guerra mondiale. Ne viene fuori uno spettacolo che, come dire, ha quel piccolo, come dire, sapore vintage, no? Però molto, molto divertente, una curiosità che sicuramente è unica dello spettacolo, è che è realizzato con la tecnica del libri pop-up. Noi come compagnia da qualche anno abbiamo il libro animato come scenografia, ma non solo, come proprio oggetto di scena e qualche volta come personaggio e come maschera. Quindi questi nostri moschettieri sono negli anni 30 alle prese con i gangster, la malavita della New York, diciamo Billy Wilder per dare un riferimento all'ascoltatore, e devono andare verso Hollywood, e questa è la loro epopea, la loro avventura, perché si realizzerà, sognano in qualche modo di realizzare un film sulle loro avventure. Adesso parliamo anche di uno spettacolo per bambini, ragazzi e anche adulti che vogliono tornare bambini. Quando c'è il magico Zecchino d'Oro per i suoi primi 60 anni, lo Zecchino d'Oro si regala un musical che sarà domenica alle 16 al Teatro delle Celebrazioni. Ne parliamo con uno degli autori, Pino Costalunga della Fondazione AIDA. Benvenuto. Buongiorno, benvenuti, bentrovati. Sì, hai proprio ragione, sono i 60 anni dello Zecchino d'Oro e quindi sono per i bambini di oggi e anche per i bambini di ieri. È da un po' che resiste e fa sempre successo lo Zecchino d'Oro. Come avete impostato lo spettacolo? Guarda, siamo partiti dall'idea di raccogliere delle canzoni magari riconoscibili, molte sono riconoscibili nel senso di famose, sia degli Zecchini di un tempo, dei primi Zecchini, infatti la più vecchia addirittura del 69, fino agli ultimi Zecchini, infatti c'è una canzone che ha vinto due anni fa lo Zecchino d'Oro. Queste canzoni dello Zecchino d'Oro, c'è il Caffè della Peppina, c'è Torello Camomillo, c'è Per un però, c'è Prendi un'emozione, le abbiamo legate con una storia originale, dove il protagonista è lo Zecchino d'Oro, che in questo caso è una monetina magica che dà la possibilità di viaggiare nei sogni. Il possessore di questa monetina magica è l'omino della luna, che tra l'altro è il personaggio di una canzone del 69, della più vecchia che c'è in scena, dello Zecchino d'Oro. Questo Zecchino d'Oro permetterà ad Alice e all'omino della luna di fare un viaggio nei sogni, dove
Alice, che è una bambina che ha paura del buio, un'altra canzone del Rettino d'Oro, imparerà, crescerà e imparerà ad avere un po' confidenza anche con le sue emozioni.